Uso del defibrillatore, obbligatorio o no nelle palestre? Questo è il quesito che in tanti si chiedono alla luce dell'ennesima tragedia avvenuta in città. Christian Casales, 44 anni, mercoledì si è accasciato in palestra mentre si stava allenando sul tapirulan. Un malore improvviso, molto probabilmente un arresto cardiaco, che non ha lasciato via di scampo all'uomo. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Una morte che ha lasciato sgomenti amici e familiari. Agire nei primi 3-5 minuti può salvare una vita. Il defibrillatore è una chance in più, ma non è ancora obbligatorio per legge. Dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'entrata in vigore del decreto Balduzzi, che impone l'obbligo per le società sportive, dilettantistiche e professionali di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, ha visto finora ben 4 proroghe. La prima scadenza per adeguarsi alla legge era fissata al 20 gennaio 2016. Successivamente la sua entrata in vigore è stata prorogata a luglio, poi a novembre e ancora è stata spostata al gennaio 2017. Ora si parla del 30 giugno. Ancora ad oggi non è un obbligo, lo sarà a luglio 2017 dopo vari rinvii di un decreto, il decreto Balduzzi del 2012, ma speriamo che entri in vigore in questo periodo di luglio 2017, perché è fondamentale che le associazioni sportive dilettantistiche e anche le palestre abbiano un defibrillatore con personale qualificato per poterlo utilizzare in caso di intervento. Il defibrillatore è uno strumento facilissimo da utilizzare, che ha dei costi ormai abbastanza bassi, irrisori. E ha una funzione fondamentale perché ha la capacità di far riprendere il cuore quando va in fibrillazione ventricolare e quindi evitare la morte del soggetto. Lo può utilizzare un personale laico, significa non devono essere né medici né infermieri, può essere un qualunque cittadino che è formato con 5 ore di corso per attività di adulto e pediatrico. Qual è la probabilità che grazie al defibrillatore si possa comunque sopravvivere? Dipende dalla patologia che ha il soggetto, dipende dalla differenza di circolo che ha il soggetto interessato. Se è un ritmo defibrillabile, il defibrillatore è una possibilità di intervento, se viene messo in pratica entro 8-10 minuti dall'attacco, anche del 90%.